Grazie per l'abbondanza anche di sacerdoti, avete visto due presenze importanti e loro danno con la loro benedizione un valore diverso al nostro presepe. Noi crediamo in un presepe che sia un messaggio religioso e in questo senso operiamo. Poi grazie a voi, poi grazie a Chiara che oggi ce la suona e ce la canta perché manca il maestro. E Chiara canterà e suonerà e inizierà con un canto che ci ha tanto emozionato qualche tempo fa in una chiesa a Brunico. È un canto, è un inno alla fratellanza, perciò è di grande auspicio. Grazie soprattutto alle persone che hanno lavorato con me, che non abitano proprio dietro l'angolo. Uno arriva da Castronno, da Laveno, da Leggiuno e hanno lavorato con tanta passione. E secondo me è quello che dice il nostro presepe. Io sono orgogliosa, lasciatemelo dire, di come è venuto quest'anno il presepe. Mi sembra che così come si presenta sia un messaggio. E questo lo è perché dietro c'è un lavoro fatto con tanta passione, con tanto calore, con tanto amore, incominciando dalla raccolta del muschio in Valantrona, fin là si va a prendere il muschio. E li ringrazio di cuore, senza loro il nostro presepe non ci sarebbe. Ciascuno di noi che ha l'occasione di passarci, un momento in cui non solo vedere la bellezza e la capacità di un'opera fatta con gusto come sempre, ma anche la ricerca di un significato e soprattutto l'occasione per fermarsi per una preghiera, per un affidamento per noi o magari per qualcuno che conosciamo. E ora benediciamo questo presepe con questa preghiera. O Dio che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile nel Cristo, volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che ritraggono in un'immagine l'umanità del tuo Figlio e fa che siano configurati a Lui che venerano in questa effigie per Cristo nostro Signore. Amen. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito, nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Was blind, but now